Perché hanno fatto veramente un lavoro incredibile. I componenti sono Vincenzo, Emiliano, Alfredo, Paolo, Elio, Francesco e Gildo. Prima di far partire l'applauso, però, vorrei ricordare che questa sera Serena e Alessio praticamente arrivano a un traguardo importante. È una sorpresa, vedo, che è questo momento per far sì che ogni particolare possa andare naturalmente ad osservare quelle che sono quelle restrizioni che però servono naturalmente a tutti. Quindi a lei ovviamente il nostro grazie per la presenza in questa bellissima serata. Grazie. Grazie, ma sono io che ringrazio tutti voi, questo pubblico veramente meraviglioso che con tanta pazienza ci ha aspettato. E io purtroppo sono in tour ormai, i giorni che ci separano dalle lezioni di domenica sono veramente pochissimi, quindi stiamo veramente girando tutte le province per poter portare il nostro saluto e sostegno ai candidati. Stasera con grande veramente con grande soddisfazione, con grande piacere, con grande orgoglio mi trovo il nostro partito, per cui un Beniamino veramente si merita un applauso per l'impegno e tutta l'attenzione che ha sempre dedicato ai suoi concittadini. Veramente lo posso testimoniare con grande affetto. Vedete, ci mancano pochissimi giorni, poche ore, però ancora tanto si può fare. Voi qui siete molto numerosi stasera, però qualcosina in più si può ancora tentare di aggiustare. Lo vedo anche nelle sedi più istituzionali più alte, lo vedo anche tra i miei colleghi in Senato, per cui c'è un valore aggiunto che si può dare a questo centrodestra. Perché votare Forza Italia? Il nostro presidente Zaia sarà riconfermato, noi comunque facciamo sempre gli scongiuri all'interno del centrodestra, che ricordo essere stato creato dal nostro presidente Berlusconi, ma ce ne siano di più che rappresentano appunto le diversità della coalizione, dei cittadini che si vedono nella coalizione. Quindi per prima cosa io vi invito a votare il partito di Forza Italia e per seconda, ma non meno importante, di scegliere la persona che fa la differenza. E in questo caso qui noi stasera siamo per chiedere il voto per Beniamino Boscolo. Beniamino Boscolo che io conosco da tanti anni e che proprio perché lo conosco da tanti anni mi sento di sostenerlo con veramente con grande attenzione. Buonasera a lei. Per arrivare in Emilia Romagna, perché certo, io non ho mai vinto, per cui arrivare in una regione dove c'è la possibilità di arrivare oltre il 70% per me è un sogno, per cui insomma cominciamo ben augurando, no, a Beniamino. Il primo motivo è questo, è una battuta. Il secondo motivo è che io credo ancora che la politica sia fatta in buona parte di amicizia. E questa storia, la storia fra me e Beniamino, questa storia di amicizia è nata perché ho deciso di candidarmi alle europee ormai quasi 2 anni fa. Mi sono candidata alle europee esclusivamente per una parola che ormai non va più di moda, che si chiama servizio. Sapeva benissimo la senatrice Toffanin, che era in lista con me, che non sarebbe scattato un seggio in Veneto, ma io credo ancora profondamente che la politica abbia un valore, che la politica, al di là di quello che racconta la città, io ho preso quasi 200 preferenze nel Veneto senza essere conosciuta, ho preso 2000 preferenze, poi insomma il resto l'ho preso chiaramente in Emilia Romagna, ed è cominciata una storia di amicizia, ma una storia di amicizia che si basa su questioni grandi, su basi solide.
e insieme a Beniamino abbiamo cominciato a fare un percorso legato a una cosa che in politica non si fa più. Molte volte si fanno le dirette Facebook, invece a gente come me e Beniamino interessano le facce, i volti, gli sguardi, i bisogni. E da lì è cominciata la nostra amicizia, quella di dar voce alle persone, alle storie, alle opere, ai corpi in materia dello Stato, ma al primato del cittadino che ha voglia di costruire. E io e Beniamino amiamo insieme fare questa strada. È per quello che è importante, è importantissimo cominciare a costruire reti. Guardate che non è mica scontato che in consiglio ci sia o no una persona di valore come Beniamino. Io sono in un banco di opposizione, vi do una notizia in più quasi drammatica, sono capogruppo di me stessa, cioè che molte volte potrebbe essere un sogno, ma sono l'unica eletta di Forza Italia in Emilia Romagna. Vi assicuro che grazie alla formazione, alla competenza dei maestri che ho avuto all'interno del mio partito, faccio più rumore dei 14 leghisti. Presento molte più interrogazioni dei 14 leghisti, faccio molto più rumore di loro. E Valentina Castaldini, questa è Valentina, con il suo modo, diciamo, anche elegante di andare a spiegare. Ma poi Valentina, vedi, ci sono mille ragioni per votare Beniamino, ecco perché bisogna rimanere giustamente qualche minuto in più a doverle da illustrare. Beniamino Boscolo. Non ho sentito un grazie a Marco Lanza, al quale bisogna fare un grandissimo applauso, e perché a lui interessa Chioggia, quindi anche la pagina la pubblicizziamo. Ottimo. Grazie. Tre grazie. Grazie per la stima che mi avete dimostrato, mi avete in qualche modo complimentato, mi avete fatto arrossire dai complimenti in questi 38 giorni dall'apertura della campagna elettorale. E secondo grazie per l'amicizia, perché l'amicizia viene riscoperta come un valore fondamentale quando in questa situazione di pandemia, di crisi economica, di crisi culturale, se andiamo a vedere nei segmenti del nostro territorio quanta difficoltà c'è nel continuare a vivere, ma si vive bene quando si sta in amicizia, in compagnia, quando ci si aiuta, quando ci si parla, quando si percorre una strada difficile assieme e si spalleggia. Ma il terzo grazie va proprio per il contesto, la disponibilità vostra a essere sempre presenti, a passare per la sede, a prendere il materiale, a contattare la gente. Grazie veramente, tre volte grazie. Ovviamente grazie anche ai nostri illustri ospiti che mi hanno presentato edulcorando con una serie di aggettivi, di sostantivi sulla mia persona un grande affetto. Mi hanno dimostrato un grande affetto alla senatrice Roberta Toffanin, che adesso è scappata via perché aveva un altro impegno di campagna elettorale da altre parti, fuori provincia, quindi è venuta apposta per me, quindi pensate che privilegio. Al mio grande maestro e amico Carlo Alberto Tesserin, che anche lui è dovuto andare via perché aveva un altro impegno, quindi queste persone importanti che vengono e poi scappano perché hanno tantissime, l'agenda pienissima, eppure per me si sono sacrificati. Ma soprattutto alla persona amica Valentina Castaldini, che viene dall'Emilia Romagna, fa tantissimi chilometri, te li mettiamo a rimborso spese comunque, non preoccupare. No, a parte gli scherzi, io sono sempre, era una battuta, no? Non volevo. E quindi dopo aver fatto i complimenti, dopo aver fatto i ringraziamenti, dobbiamo riempire di contenuti questa campagna elettorale, sottotono se volete, sia perché la questione del Covid ha un po' limitato la nostra libertà di movimento e di voglia di incontrarci e di stare assieme.